Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di cominciare la lezione vorrei chiedervi, come al solito, se si sente e si vede bene il video. Così intanto aspettiamo che si connettano un po' più di colleghi. Ok, perfetto, grazie. Aspettiamo un altro minutino, poi iniziamo. Ok, oggi siete un po' pochini, c'è soltanto una ventina in ascolto, vabbè. Lezione di oggi, che parliamo durante la lezione di oggi? Parliamo di alberi. Allora, alberi e grafi rappresentano l'ultimo esercizio del vostro esame, ma in generale rappresentano una parte importante degli algoritmi in informatica. Perché? Perché alberi e grafi algoritmi su alberi e grafi sono alla base dell'analisi delle reti. Per esempio, queste reti possono essere reti di calcolatori o possono anche essere reti sociali. Quindi, diciamo, gli alberi e i grafi come strumento rappresentativo sono molto importanti in informatica. Ci daranno peraltro l'occasione anche di lavorare un altro po' su ricorsione. Allora, iniziamo dagli alberi. Gli alberi sono, come vedremo, un caso specifico di grafo, quindi il concetto più generale è il concetto di grafo, mentre l'albero è una versione specifica di grafo, come andremo a vedere. Tramite gli alberi noi possiamo andare a rappresentare tutta quanta una serie di informazioni in informatica. Prima di tutto la struttura delle cartelle. Come sappiamo, come sono strutturate le cartelle in qualunque sistema operativo? Le cartelle in qualunque sistema operativo sono strutturate con delle cartelle che contengono altre cartelle e possono contenere anche dei file. Come vedremo più là, questa cosa si rappresenta in maniera molto semplice tramite lo strumento dell'albero. All'interno delle basi di dati, perché sono utilizzate all'interno delle basi di dati? Perché la ricerca di informazioni all'interno delle basi di dati, in particolare all'interno degli indici delle basi di dati, può essere agevolata, può essere velocizzata utilizzando degli alberi. Alberi che in quel caso, nella maggior parte dei casi, sono dei cosiddetti B-tree, che sono dei tipi di alberi binari di ricerca. All'interno delle reti di calcolatori, perché all'interno delle reti di calcolatori? Perché in qualche maniera permettono di rappresentare, per esempio, delle gerarchie tra reti, mentre la rete di calcolatori stessa è molto più semplicemente rappresentabile tramite un grafo. Quello che possiamo rappresentare nelle reti tramite un albero è, per esempio, la struttura gerarchica tra reti di calcolatori, sia a livello locale che a livello globale. Qui in questa slide già cominciamo ad avere dei concetti che sono alla base degli alberi. Quali sono questi concetti? Sono il concetto di radice e il concetto di foglia. Innanzitutto, perché l'albero si chiama albero? L'albero si chiama albero perché la rappresentazione più comune è con un elemento in alto. Questo elemento in alto viene chiamato la radice, e da questo elemento in alto si diramano delle connessioni in questa forma qui, quindi con una forma appunto di un albero, dove alla base dell'albero abbiamo quelle che vengono chiamate foglie, più
che la base dell'albero, diciamo al confine dell'albero, alla fine dell'albero, abbiamo quelle che vengono chiamate foglie. Quindi da questo punto di vista la struttura ricorda quella di un albero. Vediamo un primo caso di albero che può essere rappresentato. Qui abbiamo un esempio del mondo, un esempio che viene dal mondo biologico. Nel mondo biologico, come sappiamo, ci sono diverse classi, queste classi si dividono in altre classi, eccetera. Bene, questo tipo di informazione può essere rappresentato tramite un albero. Quindi, qui già cominciamo a vedere come è fatto un albero. Un albero è composto da nodi e da archi. Nodi sono, nella figura che vedete a destra, sono le ellissi, e gli archi sono le frecce. Che cosa fanno queste frecce? Queste frecce vanno a connettere due nodi, cioè possiamo averci una freccia che va da un nodo ad un altro nodo. Cosa fondamentale degli alberi come caso particolare dei grafi è che gli archi negli alberi sono sempre diretti, cioè sono sempre rappresentati con una freccia, cosa che invece non è sempre vera all'interno degli archi. Che cosa stiamo rappresentando con un albero in questa slide? Stiamo rappresentando il rapporto che ci sta tra categorie più generali, che stanno più in alto all'interno dell'albero, e categorie più specifiche, categorie specifiche specifiche fino a quando non si arriva alle foglie. Che cosa sono le foglie? Le foglie sono le specie animali in questo caso. Mentre risalendo l'albero, che cosa abbiamo? Abbiamo una serie di categorie contenitive. Quindi, come può essere letto questo albero? Abbiamo il regno degli animali, che possono essere divisi in cordate e antropoda. Quindi, che cosa abbiamo? Abbiamo che l'insieme degli animali è diviso in due parti, quelli di cordate e quelli di antropoda. Sono due sottoinsiemi che sono completamente distinti. Esempi particolari dei cordate sono i mammiferi. Questo albero è ovviamente un albero incompleto, porta tutta quanta una serie di informazioni. Un sottoinsieme delle informazioni che abbiamo effettivamente nella rappresentazione del mondo animale. E a sinistra che cosa vedete? A sinistra vedete che ad ogni livello dell'albero corrisponde un determinato tipo di categorizzazione. Quindi che cosa fa quest'albero? Quest'albero ad ogni livello specifica sempre di più quello che stiamo dicendo del mondo animale. Ora, caratteristiche degli alberi. Ogni nodo può avere uno o più figli. Questa cosa vale per tutti i nodi a parte per le foglie, foglie che sono i nodi terminali, dell'albero, in questo caso human, scimpanzé, house cat, lion e housefly. Quindi, il numero di nodi può essere può variare da può, il numero di figli, quindi di uno specifico nodo, può sempre variare da 0 ad n, se il nodo interno all'albero avrà almeno un figlio. Ora, all'interno di questa lezione, in generale negli algoritmi che vedremo, noi ci concentreremo principalmente sugli alberi binari. Che cos'è un albero binario? Un albero binario è un albero in cui ogni nodo ha al massimo due figli, che vengono chiamati figlio sinistro e figlio destro. Altra cosa fondamentale è questo concetto di figlio e di padre, che magari andremo a definire in maniera più specifica nelle altre slide. Comunque potete immaginare che, per esempio, in questa parte del grafo il nodo padre è Animalia, Animalia che rappresenta anche la radice dell'albero. Guardate che ogni albero ha una ed una sola radice. I figli di Animalia sono Cordate e Artropoda. Cordate e Artropoda sono detti fratelli.
sono detti nodi fratelli perché sono figli dello stesso padre, che è Animalia. Ovviamente questa cosa si può definire ad ogni livello, quindi per esempio primati e carnivori, che cosa sono? Sono tutti e due figli del nodo mammiferi. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo sempre delle frecce che vanno dal padre al figlio all'interno dell'albero. Considerate che qui l'albero è stato utilizzato per rappresentare un concetto di contenimento, ma che è per esempio la stessa cosa che abbiamo all'interno delle cartelle. Però non è detto che l'albero venga utilizzato per forza in questa maniera. Alla fine è sempre possibile definire il contenuto di un albero in termini di contenimento, ma non è sempre così esplicita la cosa. Ora, i nodi che appartengono a padri diversi sono indipendenti fra loro. Cioè, anche se io ho due fratelli, sto parlando di nodi indipendenti. Perché sono nodi indipendenti? Questa cosa la capiremo dopo, perché nella definizione induttiva, quindi definizione ricorsiva di un albero, quello che succede è che ogni sottoalbero, dove un sottoalbero è l'albero che possiamo ottenere partendo da un nodo specifico all'interno dell'albero come radice, può essere considerato esso stesso un albero. I nodi foglie sono univoci. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che sappiamo in maniera esplicita quali sono le foglie. Abbiamo detto che le foglie sono quei nodi che non hanno archi uscenti, quindi che non hanno figli. Peraltro, per specificare in maniera univoca un singolo nodo, quello che noi possiamo andare a fare è andare a specificare il percorso radice foglia che abbiamo eseguito per andare a raggiungere quello specifico nodo, quella specifica foglia. Quindi, per esempio, la foglia human è identificata dal percorso Animalia, Chordate, Mammal, Primate, Ominide, Homo sapiens e Human. Quindi, questo percorso che in un albero è unico, cosa che invece non vale in un grafo, specifica in maniera univoca e precisa una determinata foglia. Perché vi dico questo? Perché qui vedete un caso di albero, e molti degli alberi che vedremo hanno questa caratteristica, è un caso di albero in cui tutti i nodi hanno una etichetta che è diversa, quindi qui non ci sono mai due etichette che sono uguali. Questa cosa qui non è sempre vera, cioè ci possono essere degli alberi in cui i nodi hanno la stessa etichetta, ed un nodo specifico quindi non può essere indicato utilizzando l'etichetta perché avrei dell'ambiguità. In quel caso l'unico modo univoco di andare a de definire un nodo dell'albero e nel caso particolare una foglia dell'albero, è quello di andare a vedere qual è il percorso che dalla radice dell'albero, che in questo caso è Animalia, porta a quello specifico nodo. Questa nozione di percorso è una nozione importante, è una nozione importante negli alberi, così come lo è nei grafi, che, come ho detto, sono il caso più generale. Qui voglio rimarcare il fatto che per ogni specifico nodo esiste uno e un solo percorso dalla radice, che può essere anche detta sorgente. Qui concentriamoci un pochettino sulla nomenclatura. Come abbiamo detto, i nodi sono rappresentati come delle ellissi o come dei cerchi, a seconda della rappresentazione. Tra questi nodi specifici sono la sorgente o radice, che è l'unico nodo che non ha archi entranti. Come vedete, Animalia, per esempio, ha soltanto archi che escono, detti archi uscenti, non archi entranti. Le foglie, che invece sono nodi che non hanno archi uscenti, che non hanno archi uscenti. Poi ci sono tutta quanta un insieme di nodi detti intermedi,
hanno sia archi entranti che archi uscenti. L'arco in inglese lo potete trovare scritto in maniera intercambiabile come arc o edge, anche se in realtà tra arc ed edge in inglese c'è una leggera differenza, perché l'arc è effettivamente la freccia, quindi quello che vedete qua, mentre l'edge è il collegamento non direzionale. Quindi in italiano parliamo in generale di archi. In inglese il termine arco è tradotto come arc o edge, ma in molti casi il termine edge sta a specificare il collegamento all'interno di un grafo non diretto. Un grafo non diretto vuol dire senza le frecce, ma semplicemente delle linee che connettono dei nodi. Comunque, noi stiamo parlando di alberi, quindi gli alberi sono dei grafi diretti, quindi hanno sempre delle frecce, quindi possiamo parlare di archi possiamo parlare di archi in maniera sicura. Caso, come vi dicevo, un altro esempio di concetto informatico che può essere rappresentato tramite un albero, per esempio, è, come ho detto, sono l'albero delle cartelle. Questo vale per tutti quanti i sistemi operativi, ma in generale è più rappresentativo il caso Unix, Linux, Mac, perché in questi casi, su questi sistemi operativi, abbiamo esplicitamente una radice. Qual è questa radice? Questa radice è la directory slash. La directory slash ci porta all'inizio del nostro file, se all'inizio del nostro file system. Questa cosa non succede sui sistemi, cioè succede anche nei sistemi Windows, dove c'è sempre una radice che viene rappresentata. Però nei sistemi Windows l'utente tende a pensare in termini di unità, quindi unità C due punti, unità di due punti. Invece nel mondo Unix, Linux, Mac, questa cosa è più esplicita, perché abbiamo esplicitamente un nodo radice che è lo slash. Sotto lo slash che cosa ci stanno? Ci stanno delle varie cartelle, dev, etc, sbin, queste qua sono tutte quante cartelle standard del mondo Linux e Unix, quindi ce le avrete pure voi se avete un Mac, per esempio, sul vostro computer. Alla fine quello che succede è che si arriva a delle foglie. In questo caso le foglie sono delle directory esse stesse, in particolare sono delle directory che non contengono altre directory. In molti casi la rappresentazione non viene fatta soltanto delle cartelle, ma viene fatta di tutto quanto il file system. Quando è di tutto quanto il file system, le foglie sono i file e non sono le cartelle che non contengono altre cartelle. Ma come vedete, tutto questo dipende da quello che voi volete andare a rappresentare con l'albero. In questo caso, quello che si va a rappresentare è l'albero delle cartelle. Tra l'altro, l'albero delle cartelle ci fa ragionare anche un po' meglio sull'indipendenza dei nodi. Perché? Perché se io prendo in questo caso anche dev è una foglia. Sì, in questo caso dev è una foglia, ma considerate che ovviamente per ragioni di spazio, quello che succede qui è che è stata rappresentata soltanto una porzione del disco. Nella maggior parte dei computer dev non è una foglia perché contiene altre sottocartelle. Diciamo che in quello che è stato rappresentato in questa slide, dev è una foglia. Quindi se è una foglia, in quest'albero si suppone che non contenga altre cartelle. Nella realtà non è così, ma per ovvi motivi di spazio non si poteva rappresentare di più. Ritornando al concetto di indipendenza dei singoli nodi, quello che possiamo notare in maniera facile all'interno della rappresentazione delle cartelle, per esempio, è che se noi prendiamo quello che viene detto sottoalbero, che cos'è un sottoalbero? Abbiamo detto che è l'albero che parte da uno dei nodi interni di un altro albero. Quindi, per esempio, possiamo andare a definire questo sottoalbero qui, che ha come radice usr slash e come figli bin slash, lib slash e local slash. L'indipendenza che cosa mi permette di fare? Mi permette di fare, per esempio, di spostare tutto quanto questo sottoalbero
Sotto per esempio una cartella MySQL, così a caso, semplicemente andando a spostare questo arco. Cioè, se io questo arco lo prendo e invece di farlo partire da slash lo faccio partire da MySQL, quello che ottengo è che ho preso tutto quanto il sottoalbero che parte da USR e l'ho fatto diventare un figlio di MySQL. Ovviamente bin lib e local non hanno nessuna cognizione di questo spostamento, perché l'unica cosa che è cambiata è questo arco che invece di partire da slash e arrivare a OSR, parte da MySQL e arriva a OSR. E questa è la tipica cosa che voi fate quando andate a fare uno sposta cartella. Quando andate a fare uno sposta cartella, voi non ve ne rendete conto, ovviamente, ma quello che state andando a modificare è l'albero delle directory del sistema operativo in modo da cambiare l'arco entrante a quella cartella. Questa cosa qui perché è una cosa molto conveniente? È una cosa molto conveniente perché rispetto ad altre rappresentazioni, io per andare a spostare un'intera cartella che può contenere migliaia di file, invece di andare a dire a ogni singolo file qual è il suo nuovo percorso, l'unica cosa che io ho cambiato è semplicemente un'informazione, cioè chi è il padre della cartella USR, per esempio in questo caso perché abbiamo fatto l'esempio di USR. E questo tipo di rappresentazione è talmente efficiente che è la rappresentazione che in effetti viene utilizzata all'interno dei sistemi operativi. Nei sistemi operativi le directory vengono effettivamente rappresentate come un albero, perché è una struttura efficiente per fare questo tipo di operazioni di spostamento, e questa cosa voi la notate abbastanza facilmente, perché se voi avete sul vostro computer una cartella da migliaia di file, se voi fate uno spostamento, lo spostamento è immediato. Invece la copia prende molto tempo. Perché la copia prende molto tempo? Perché la copia deve lavorare su tutti quanti i singoli file. Nel caso dello spostamento, l'unica cosa che deve fare il sistema operativo è cambiare il padre della cartella che state andando a spostare. Quindi in questa maniera si spiega pure perché spostare una cartella costa poco ed è veloce nei sistemi operativi, mentre la stessa cosa non vale per le copie. Ovviamente se lo spostamento rimane sullo stesso dispositivo, qui stiamo parlando, perché se io prendo una cartella e la sposto dal mio disco del mio computer su una pennetta USB, sto spostando in un altro file system e quindi questo concetto non vale, perché in quel caso, come si palesa all'interno del sistema operativo questa cosa? Il sistema operativo prima copia dal file system sulla pennetta e poi cancella dal vostro file system, che è tutto un tipo di operazione completamente differente. Però se parliamo di spostamenti all'interno di uno stesso file system, per esempio spostamenti di cartelle all'interno del vostro stesso computer, l'operazione è molto rapida perché l'unica cosa che richiede l'unica cosa che richiede è andare a cambiare questo collegamento. Peraltro, per quale altro motivo sono molto utilizzate all'interno per i file system gli alberi? Perché se con determinate caratteristiche possono essere molto veloci nella ricerca di file e quindi possono migliorare l'indicizzazione, così si dice, dei file all'interno del sistema operativo. Altro esempio di struttura ad albero che è particolarmente vera nell'ultima versione di HTML, dell'HTML5. Non so se alcuni di voi hanno mai lavorato con HTML, però quello che succede in HTML, così come anche per esempio nell'XML, che è un altro formato molto utilizzato. HTML sta per Hypertext Markup Language ed è il linguaggio in cui sono scritte la maggior parte delle pagine internet per quanto riguarda la rappresentazione della pagina. Ora, quello che, senza entrare nel dettaglio dei singoli nodi, anzi poi forse i singoli nodi ve li spiego, comunque voi potete immaginare che se avete una pagina HTML davanti, una qualunque pagina che voi visualizzate sul vostro browser, questa pagina è completamente gerarchica. E cosa ci avete? Avete il concetto di pagina che è la radice.
sotto il concetto di pagina, specialmente nell'ultima versione di HTML, avete una serie di div. Che cosa sono i div? I div sono le divisioni della pagina. Questa cosa la vedete facilmente se andate sul vostro browser, cliccate col pulsante destro su qualunque pagina e fate ispeziona sorgente. Quello che vedrete è che vi verrà visualizzata una gerarchia. Questa gerarchia che cos'è? Questa gerarchia è un albero. Cioè la pagina come è definita gerarchicamente a partire dalla pagina, delle macro divisioni, sotto queste divisioni ci sono altre divisioni in cui ogni divisione ha una posizione sulla pagina. In questa maniera si va a comporre l'aspetto della pagina HTML. Vediamo un pochettino qui, questi sono componenti abbastanza di base dell'HTML, anche se l'HTML è un po' vecchiotto, diciamo che su HTML5 sono un po' deprecati a parte head e body. HTML, come dicevo, è la pagina completa. La prima divisione è tra head e body, dove head è l'intestazione della pagina, dove quindi ci stanno informazioni, per esempio, relative al titolo della pagina, oppure ai metadati della pagina, dove i metadati sono delle specifiche informazioni, le potete immaginare come un dizionario, visto che adesso avete il concetto di dizionario, che permette di specificare bene la pagina. Dall'altra parte avete il body, che invece è il corpo della pagina. Questo body nell'HTML moderno è diviso in una serie di div, mentre questi tag, così si chiamano in HTML, che vedete qua, sono, diciamo, di versione abbastanza vecchia dell'HTML. H1 ed H2 rappresentano i livelli di intestazione, quindi la grandezza del testo definito in maniera discreta. A rappresenta la definizione di un link, questo ancora ci sta. UL, LI, LI, questi qua rappresentano un elenco puntato. Radice dell'elenco puntato e figli dell'elenco puntato. Come vedete, anche l'elenco puntato è qualcosa che può essere definito come un albero. In realtà, la rappresentazione dell'albero, voi ce l'avete molto spesso. L'albero voi lo trovate solitamente in due rappresentazioni, o la rappresentazione che abbiamo visto qua, quindi con, diciamo, con una serie di pallocchi connessi da archi, e questa è una rappresentazione dell'albero. Un'altra rappresentazione che trovate spesso e che trovate soprattutto nei file system è la rappresentazione dell'albero fatta in questa maniera. Questa è una cosa che succede molto spesso quando c'avete delle directory da rappresentare. In quei casi, solitamente, che cosa vi trovate? Vi trovate dei simboli più e meno in corrispondenza delle giunzioni che vi permettono di comprimere o di espandere l'albero. Comunque, questa è una cosa che trovate abbastanza spesso, insomma. Questa seconda rappresentazione probabilmente vi è molto più naturale di questa rappresentazione, ma è esattamente la stessa cosa, la rappresentazione di un albero. Ora, ritorniamo un po' sulla terminologia. Abbiamo visto che in un albero che ci abbiamo? Abbiamo dei nodi e degli archi. Che cosa sono i nodi? I nodi sono questi pallocchi hanno due tipi di informazione. Hanno come informazione quella che abbiamo già visto, cioè che la connessione con i figli, quindi ogni nodo ha informazione circa i figli che contiene. L'altra informazione che contiene il nodo invece è il suo valore. Dove il valore di un nodo può essere una semplice etichetta, come nei casi che abbiamo visto fino adesso, oppure può essere qualcosa di più complicato, perché il valore di un nodo, per esempio, potrebbe essere l'istanza di una classe, cioè noi potremmo decidere di associare ad un nodo un valore che è più complesso di una semplice etichetta, ma che contiene più informazioni. E gli archi, detti edge, più correttamente, come vi ho detto prima, sono in inglese, vengono detti arc, perché l'edge solitamente rappresenta un arco non diretto, quindi non una freccia, ma semplicemente una linea tra due nodi. Magari vi dirò qual è, quando parleremo di grafi, vi dirò qual è la differenza semantica tra l'averci una freccia ed averci una linea che connette due nodi.
Tutti i nodi, tranne la radice, hanno esattamente un arco in ingresso. Perché? Perché ogni nodo può avere uno e un solo padre. Questa cosa è fondamentale. Negli alberi questa cosa succede, nei grafi no. Ogni nodo, tranne le foglie, può avere più archi di uscita. Può averci da 0 ad n archi, da 0, da 1 a n archi di uscita su un nodo intermedio, 0 archi di uscita se è una foglia. Come vi ho detto, in queste slide noi guarderemo più che altro ai cosiddetti alberi binari. Gli alberi binari sono alberi in cui ogni nodo può averci al massimo due figli. Il caso in cui un nodo può averci più di due figli si chiama albero ennario, così viene detto. Un altro po' di terminologia, la radice root, detta anche sorgente dell'albero, è l'unico nodo al livello più basso dell'albero. Vediamo se il concetto di livello è stato già introdotto. No, il concetto di livello ancora non è stato introdotto. Adesso capirete che cos'è il livello, però diciamo che la radice è il nodo che sta al livello 0. Intuitivamente già potete capire che cos'è il livello, è la posizione dell'albero in cui ci troviamo, è la linea dell'albero su cui ci troviamo, se rappresentiamo l'albero in maniera... Quindi, che ne so, per esempio su quest'albero che abbiamo qui, questo è un livello, quest'altro è un livello e quest'altro è un livello. In particolare questi sono i livelli 0, livello 1 e livello 2. Quindi la radice, che è questo nodo qua, che cos'è? È l'unico nodo che sta al livello 0. La radice non ha archi d'ingresso, questo lo ripetiamo. I figli, che sono tutti i nodi che hanno, i figli del nodo n, sono tutti quanti nodi che hanno un arco d'ingresso che parte dal nodo n. E sono chiamati figli del nodo n, figli di n. Il padre è un nodo, è il padre di nodi con cui è collegato con archi di uscita. Quindi, ritornando qui, che cosa ci abbiamo? Abbiamo che per questi due nodi qui, quindi per questo nodo qui e questo nodo qui, che diamogli un nome, chiamiamolo il nodo A e il nodo B, R rappresenta il padre, per C e D, B è il padre, quindi B è il padre di C e D. Scusate, queste qua sono delle frecce, perdonate, negli alberi a volte si dimentica di mettere le frecce, ma queste qua sono cose dirette, quindi è fondamentale che le frecce ci siano. Quindi B è il padre di C e D. C e D non hanno figli, non avendo figli sono delle foglie, abbiamo detto. B è un nodo intermedio. A è esso stesso una foglia, quindi le foglie non devono essere tutte quante dallo stesso livello. Questa cosa qui mi fa venire in mente il concetto di albero più o meno bilanciato, di bilanciamento di un albero. Che cos'è un albero bilanciato? Un albero bilanciato è un albero che riempie il più possibile i propri livelli, perché considerate che anche una struttura del genere. È un albero con quanti livelli? 1, 2 e 3 livelli. Quest'albero è un albero sbilanciato, per quale motivo? Un albero sbilanciato perché si scende molto in profondità e molti dei livelli sono vuoti, potrebbero essere riempiti di più. Quindi si parla di albero bilanciato ed albero sbilanciato. Non è un concetto fondamentale, però per farvi capire che voi immaginate l'albero come un albero, quindi tendenzialmente ve lo immaginate bilanciato, cioè vi immaginate che tutti quanti i livelli siano più o meno riempiti, ma questa non è una cosa che succede sempre. Come ho detto, concetto di fratelli. Fratelli sono i nodi che sono collegati allo stesso padre, quindi C e D sono fratelli, A e B sono fratelli, R non ha fratelli perché è la radice dell'albero.
Concetto di sottoalbero già introdotto è l'insieme dei nodi degli archi che contiene un padre e tutti i suoi discendenti. Quindi, per esempio, tornando all'esempio che abbiamo fatto qui, che cos'è un sottoalbero? L'albero completo è esso stesso un sottoalbero, ma un altro sottoalbero può essere definito, per esempio, andando a fare questa operazione qui, andando a prendere l'albero che ha come sorgente un nodo intermedio dell'albero originario, andando a prendere tutti quanti i suoi discendenti. Che cosa sono i discendenti di un nodo? Sono tutti quanti quei nodi che possono essere raggiunti tramite un percorso che segue le frecce, quindi che segue gli alberi del grafo, a partire da quel nodo. Quindi quali sono i discendenti di B? Sono C e D. Discendenti di R quali sono? A, B, C e D. Quindi il concetto, diciamo, è quello genitoriale. Livello. Che cos'è il livello? Il livello è definito in maniera formale come il numero di archi che devo seguire per raggiungere nodi appartenenti a quel livello. Quindi, perché questo è il livello 0? Perché per raggiungere questo nodo io non devo percorrere nessun arco. Perché questo è il livello 1? Perché per raggiungere i nodi che sono a questo livello devo percorrere un arco. Che è questo oppure è questo. Perché questi sono a livello 2? Sono a livello 2 perché devo percorrere due archi in modo da raggiungerli. Quindi anche i livelli di un albero sono nominati in base 0. Quindi questo qua non è il livello 1, ma è il livello 0. Questo è il livello 1 e questo qua è il livello 2. Che cos'è l'altezza di un albero? L'altezza di un albero è il livello massimo dell'albero, quindi è il percorso più lungo che io posso fare per andare da un nodo ad un altro. Quindi l'altezza di questo albero quant'è? L'altezza di questo albero è 2, perché 2 è il livello massimo dell'albero. Quindi definizione dell'albero. L'albero che cos'è? Un insieme di nodi è un insieme di archi che collegano coppie di nodi. Le proprietà che l'albero deve rispettare, queste proprietà lo distinguono queste proprietà lo distinguono dal grafo. C'è sempre un nodo che corrisponde alla radice dell'albero. Nei grafi non abbiamo radici. Ogni nodo n, tranne la radice, è collegato con un arco esattamente da esattamente un nodo P, dove P è il padre di n. Quindi ogni nodo dell'albero ci può avere un solo padre. Ancora, questa cosa è una cosa che non è vera nei grafi, perché nei grafi si possono avere più padri. C'è un unico percorso che collega un nodo con la radice dell'albero. Come abbiamo detto, questo percorso identifica in maniera univoca ognuno dei nodi dell'albero. Se ogni nodo ha al massimo due figli, ed è il caso che vedremo principalmente all'interno di questo corso, l'albero viene chiamato binario. Quindi, se andiamo a vedere gli esempi che abbiamo fatto prima, questo qua, in questa rappresentazione, è un albero binario. In realtà, tutta quanta la gerarchia della biologia non è un albero binario, ma è un albero ennario. Perché? Perché ogni categoria può averci più di due figli. Questa rappresentazione, però, nello specifico è un albero binario. Questo è un albero ennario, perché? Perché, per esempio, qui users c'ha tre figli, qui non c'ha due figli, quindi si parla di un albero ennario. Questa rappresentazione è un albero binario, però anche in questo caso la pagina HTML non è un albero binario, ma è un albero ennario. Quindi cercate di distinguere tra quello che viene rappresentato in queste slide e quello che è effettivamente l'albero. Cioè, quello che noi qui stiamo rappresentando è un albero binario, però il concetto è rappresentabile tramite un albero ennario. Quindi differenza tra concetto e implementazione di quel concetto. Fondamentale, definizione di un albero ricorsiva. Lo abbiamo accennato, non mi ricordo se in qualche lezione fa, in qualche video di soluzione delle esercitazioni,
però un albero è il classico esempio di struttura definibile in maniera induttiva, leggi in maniera ricorsiva. Perché? Che cosa è una definizione induttiva? Una definizione induttiva è una definizione che cita se stessa, una definizione che cita se stessa. Quindi, per esempio, qual è la definizione induttiva dell'albero? La definizione induttiva dell'albero è che un albero o è vuoto, quindi non contiene niente, oppure ha una radice e zero o più sottoalberi, ognuno dei quali è un albero. Questa definizione è una definizione induttiva. Per quale motivo? Una definizione induttiva perché è una definizione che richiama se stessa. È ovvio il perché il concetto di funzione induttiva è qualcosa che richiama la funzione ricorsiva, perché nella funzione ricorsiva che cosa abbiamo? Abbiamo una funzione che richiama se stessa. Nella definizione induttiva, quindi la definizione induttiva, l'algoritmo o la funzione del ricorsivo, abbiamo che la definizione richiama se stessa, quindi un albero come è definito o è vuoto oppure è una radice con zero o più sottoalberi. Altro motivo per cui una definizione induttiva richiama in maniera esplicita un algoritmo ricorsivo è che nella definizione induttiva abbiamo un caso base. Qual è il caso base in questo caso? L'albero o è vuoto, quindi il caso base dell'algoritmo su alberi è l'albero vuoto. L'albero vuoto è il nostro caso base. Altrimenti che cosa abbiamo? Abbiamo una radice e zero o più sottoalberi. Questa definizione induttiva è alla base degli algoritmi ricorsivi poi sugli, degli algoritmi ricorsivi poi sugli, sugli alberi. Ed è una cosa che succede sempre. Se noi abbiamo un qualche tipo di definizione che può essere fatta in maniera induttiva, richiamando se stessi, questo vale per esempio anche per Fibonacci, perché Fibonacci viene facile dire perché Fibonacci viene facile farlo in maniera ricorsiva, viene facile farlo in maniera ricorsiva perché il valore della serie di Fibonacci perenne è uguale al valore della serie di Fibonacci per n meno 1 più il valore della serie di Fibonacci per più n di n meno 2. Quindi che cosa stiamo facendo? Anche in questo caso stiamo definendo la serie di Fibonacci in maniera induttiva, cioè stiamo definendo gli elementi della serie di Fibonacci a partire da altri elementi della serie di Fibonacci. E infatti anche in quel caso veniva facile l'implementazione ricorsiva della serie di Fibonacci. La stessa cosa succede per gli alberi, come l'albero è definibile in maniera induttiva, è molto facile ragionare in termini di funzioni ricorsive. Quindi, questa funzione induttiva che cosa porta? Questa funzione induttiva porta al fatto che, per esempio, questo albero qui come può essere definito? Può essere definito come una radice più l'insieme dei sottoalberi, dove questi sottoalberi come saranno fatti? Questi sottoalberi avranno una loro radice, un loro nodo sorgente ed altri sottoalberi. Fin quando non arriviamo al nodo foglia. Il nodo foglia che cosa c'ha? Il nodo foglia non ha figli, quindi che cosa sono i figli del nodo foglia? Sono gli alberi vuoti che rappresentano il caso base della definizione induttiva e il caso base della ricorsione. Poi ovviamente la ricorsione si può portare anche a un caso base più specifico, per esempio al nodo foglia, però il concetto è sempre quello. È soltanto riportarsi al nodo foglia come caso base è semplicemente un anticipare di un passo alla fine della ricorsione, ma non ne cambia il concetto. Ora, vediamo un pochettino come possiamo andare a rappresentare gli alberi come possiamo andare a rappresentare gli alberi in Python. Faccio una premessa, ci sono Se andate a cercare nei libri di testo, se andate a cercare anche su internet, che rappresenta sempre una validissima fonte di informazione per quanto riguarda l'informatica, a volte si trovano delle soluzioni su internet che non sono elegantissime, però in generale rappresenta la fonte principale di informazione per gli informatici e per chi cerca implementazione di cose o documentazione sul mondo informatico, internet, a differenza di altri campi,
una sorgente abbastanza affidabile. Troverete modi molto differenti di andare a rappresentare gli alberi. Troverete grosse differenze tra i modi in cui si va a rappresentare un albero binario con il modo in cui si va a rappresentare un albero ennario, per esempio. Perché? Perché l'albero binario permette determinate ottimizzazioni che l'albero ennario non permette. Sono differenti anche i metodi che andrete a trovare all'interno di una classe che definisce un albero, però in generale il concetto è sempre quello, soltanto che un'implementazione può essere meglio di altre alla fine di determinati scopi. Quindi quello che vedremo in questo corso è un'implementazione specifica dell'albero binario, che è poi è la stessa che ritroverete all'esame. Vi facciamo questa perché è la stessa che troverete all'esame, quindi poi la vedete familiare. Solitamente all'esame le classi per la definizione dell'albero binario, le classi per la definizione del grafo sono qualcosa che già avete a disposizione, quindi non le dovete scrivere voi, e sono quelle che vediamo a lezione. Quindi iniziamo dalla parte principale. A questo scopo andiamo a crearci una cartella. Oddio, una cosa che possiamo fare anche all'interno di un unico file, quindi facciamolo all'interno di un unico file. Quindi, creiamoci un nuovo file dove andremo a inserire tutte quante le nostre definizioni. Qui, in questa slide, vediamo un esploso di come viene rappresentato l'albero. Abbiamo tutta quanta una serie di nodi, questi nodi sono connessi dagli archi. Che cosa ci sta in un nodo? In un nodo ci sta il valore, in questo caso il valore è una semplice stringa, come vi ho detto, il valore di un nodo può essere qualcosa di più complesso, può essere per esempio un'istanza di classe. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo due valori, left e right. Che cosa sono questi valori? Questi valori altro non sono che riferimenti ad altre istanze. Quindi che cosa ad altre istanze di albero? Quindi questo tipo di rappresentazione che in Python che vedremo qui a lezione, altro non è che la trasposizione della definizione induttiva di albero, cioè che cos'è un albero? Un albero è un valore, un nodo del valore, con due sottoalberi, nel caso dell'albero binario, che sono il sottoalbero left e il sottoalbero right. Che cosa sono il sottoalbero left e il sottoalbero right? Altro non sono che riferimenti ad altre istanze della stessa classe binary tree. Quindi per questo motivo vi dico che l'implementazione che noi andiamo a fare è un'implementazione che rispecchia la natura induttiva dell'albero. Cioè, che cos'è un albero? Un'istanza di albero è un valore con dei riferimenti a due altri alberi. Quindi, che cosa saranno left e right? Left e right, saranno semplicemente delle variabili della classe, quindi variabili dell'istanza binary tree, che fanno riferimento ad altri binary tree. Come si traduce questa cosa? Questa cosa si traduce ovviamente stiamo definendo una classe binary tree. Nel metodo inizializzatore della classe, che cosa ci abbiamo? L'unica cosa che andiamo a passare è root obj. Che cos'è root obj? Root obj, root o sarebbe la contrazione per root object, è il valore che noi stiamo andando ad assegnare al, che noi stiamo andando ad assegnare al nodo radice dell'albero, dove questo valore può essere, come abbiamo detto, un'istanza, e in generale in Python, perché in Python, come abbiamo visto, è tutto istanza di classe, è un'istanza di una classe. Nel caso più semplice sono istanze di stringhe o istanze di interi, quindi stringhe o stringhe o interi, ma possono essere qualunque tipo di oggetto. E poi che abbiamo? Abbiamo altre due variabili che sono left child e right child, che verranno popolate con i figli sinistro e destro, e che inizialmente che cosa contengono? Contengono il valore non.
Cos'è il valore non? Il valore non sappiamo che è assenza di informazione. Quindi andiamo, cominciamo a costruire questa cosa. Abbiamo classe binary tree che ha un metodo di inizializzazione. Il metodo di inizializzazione prende al solito il self e prende il, in questo caso prende il valore. Abbiamo che self.key con chiave ci andiamo a rappresentare qui il valore che è associato ad, che è associato al nodo radice. Il motivo per cui si chiama chiave, che ricorda in parte riporta in parte il concetto di dizionario, è che supponiamo solitamente all'interno dei nostri binary tree che il valore sia univoco, cioè che all'interno del binary tree non esistano due nodi che hanno lo stesso valore. Questa cosa, come vi ho detto, non è assolutamente sempre vera, perché in un albero ci possiamo avere anche valori che sono uguali. Ricordate che l'unica cosa che specifica in maniera sicura un nodo all'interno dell'albero è il suo percorso a partire dall'elemento, il suo percorso a partire dall'elemento radice. Mentre i valori possono in generale essere diversi. Mentre i valori possono in generale essere diversi. In molti casi noi avremo che i valori delle chiavi sono tutti distinti, ed è qui il nome di key per la variabile, anche se se ne può utilizzare qualcun altro. A questo punto abbiamo left child, che è uguale a non, e right child, che è uguale a non. Questo qua è il nostro costruttore, però già il nostro costruttore ci dice come sarà. Come sarà poi definita la nostra classe? Che cosa avremo? Avremo un valore e dei riferimenti a altri alberi. Come vedete, non abbiamo una classe nota, abbiamo soltanto una classe binary tree, perché l'albero come viene definito? Semplicemente come un nodo radice con dei sottoalberi. A loro volta, questi sottoalberi che cosa ci avranno? Avranno un nodo radice che sarà il nodo B, per esempio, in questo caso, con altri due sottoalberi con nodo radice D ed E. Quindi, invece di andare a definire in maniera esplicita un nodo, quello che andiamo a dire è che in maniera implicita ogni nodo è la radice di un altro, è la radice di un altro. Ok, ho perso un po' la connessione, dovrebbe essere tornata a posto. Come stavamo dicendo, per il binary tree, che cosa abbiamo noi? Abbiamo soltanto un nodo radice, quindi abbiamo la radice, abbiamo i riferimenti ai sottoalberi collegati a quella radice. Che metodi andiamo a definire? Andiamo a definire i metodi insert left ed insert right. Che cosa fanno i metodi insert left ed insert right? Quello che vanno a fare è che vanno a definire qual è il sottoalbero sinistro e il sottoalbero destro. Ora qui concentriamoci sul fatto che stiamo dicendo insert left ed insert right. Per quale motivo andiamo a dire insert left ed insert right? Perché noi non vogliamo andare semplicemente a specificare qual è il sottoalbero sinistro e il sottoalbero destro, ma quello che vogliamo andare a fare è che se un sottoalbero sinistro o un sottoalbero destro sono già specificati, quello che vogliamo andare a fare è che vogliamo andare ad inserire questo nuovo nodo in mezzo all'albero, quindi non andare a sostituire il sinistro e il destro, ma andare a inserire un nodo del mezzo. Che cosa vuol dire? Prendiamo la lavagna. Vuol dire che se parto, per esempio, da un albero che è fatto in questa maniera, in cui abbiamo A, B e C, se io vado a fare una insert left su A, quindi parto dal binary tree che ha come radice A e faccio una insert left di D su B, quello che voglio ottenere non è A D
Quello che voglio ottenere è A di, questa è una D, scusate, B C. Quindi che cosa sono andato a dire? Sono andato a dire che il mio nuovo nodo D non va a sostituire B, ma si va a mettere in mezzo tra A e B. In questo caso si parla di un inserimento. Poi è ovvio che se il nodo a sinistra non esiste, quello che io andrò a ottenere è semplicemente un settaggio. Quindi se io parto da A, che è vuoto, e faccio una insert left su A, di B, quello che otterrò sarà semplicemente A con B. Questo succede anche se di qua già c'ho C. Se faccio una insert left, l'unica cosa che succede è che viene aggiunto B. Quindi in questo senso è un inserimento che se già ci sta qualcosa a sinistra o a destra, non lo va a sostituire, ma semplicemente si va ad inserire nel mezzo. Come la otteniamo questa cosa? Questa cosa la otteniamo in questa maniera qui. Insert left, quindi stiamo definendo il metodo insert left della classe binary tree. Self new node, che cosa fa? Va prima a controllare se il left child già ce l'abbiamo. Come fa questa cosa? Va a fare if self.leftchild uguale a none. Se non ce l'abbiamo, che cosa facciamo? Facciamo sì che a sinistra, quindi self.leftchild, mettiamo un altro binary tree. Un altro binary tree che avrà come valore new node, valore della radice new node. Qui dove la vediamo questa cosa? Quello che è successo qui quando abbiamo fatto la insert left è che abbiamo generato un nuovo sottoalbero che ha come radice B e come figli nessuno. Perché? Perché il costruttore di binary tree quello che fa è che mette left child e right child a null quando viene richiamato. Quindi quello che succede è che B semplicemente sarà un nodo foglia. Perché? Perché non ha figli. Se left child non è null, che cosa andiamo a fare? Andiamo a creare un nuovo binary tree. Questo binary tree è indipendente. A questo punto che cosa diciamo? Diciamo che il figlio sinistro di T, che è questo nuovo binary tree che abbiamo creato, è il figlio sinistro di self, quindi il figlio sinistro dell'originale, dell'albero originale su cui abbiamo chiamato la insert left. E poi diciamo che il figlio sinistro dell'albero originale è T. Vediamo passo per passo che cosa fa questa cosa. Diciamo che siamo partiti da questa situazione in cui abbiamo questo albero A e B. Ora abbiamo chiamato la insert left su A, abbiamo chiamato la insert left di C. Vediamo passo per passo che cosa ha fatto il codice. Quello che ha fatto il codice è che accanto ad A e B ha creato un nuovo albero, per adesso indipendente, che si chiama T, che contiene soltanto il valore C. A questo punto, che cosa succede? Quindi questo qua è il passo 1. A questo punto, che succede? Succede che come figlio sinistro di C, il sistema mette B, quindi abbiamo questa situazione qui per un momento. Questa situazione qui non è un albero, perché non è un albero? Perché B ha due padri, che sono A e C in questo caso, dove per A è il figlio sinistro e per C è il figlio sinistro. A questo punto l'ultimo passo, quindi qui a che passo siamo arrivati? Siamo arrivati a t.leftchild uguale a self.leftchild. Fatta questa operazione abbiamo questa situazione che non è un albero. Perché? Perché B ha due genitori, che sono A e C. Per entrambi è figlio sinistro.
Per mettere a posto questa situazione, quello che succede è che mettiamo self.leftchild è uguale a t. Quindi, che cosa succede? Questo è self perché l'inserimento a sinistra l'abbiamo chiamato sua. Quello che succede è che sparisce questo riferimento qua e mettiamo questo riferimento qua. Quindi, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto l'albero a c. E B con la nostra solita rappresentazione. Quindi un albero a due livelli. Ora andiamo a riportare questa cosa all'interno del nostro codice e facciamo l'implementazione del caso, l'implementazione simmetrica anche della insert write, che funziona in maniera equivalente. Quindi che avremo? Avremo def insert left self new node, dove new node è il valore che verrà associato al nuovo sottoalbero, if self.leftchild uguale a none, quello che andiamo a fare è che self.leftchild è uguale a binary tree di new node. Qui che cosa sto facendo? Sto richiamando, quindi se si va ogni volta a mettere prima del nodo precedente, il primo nodo che dobbiamo fare è definire le foglie. Allora, questo è un ragionamento corretto, quello che fa il vostro collega nel commento. Effettivamente, se dobbiamo andarlo a costruire, bisogna mettere prima le foglie. Come andremo a vedere dopo, quando vedremo la costruzione del binary tree a partire da un file, quello che possiamo fare per semplificarci la vita e quindi per non definire per forza prima le foglie, come diceva il vostro collega, è quello di andarci a tenere traccia dei valori dei nodi all'interno dell'albero. E siccome noi abbiamo utilizzato il concetto di key, quindi ci aspettiamo in questa costruzione dell'albero che ogni albero abbia dei valori differenti. Questa cosa qui la possiamo fare utilizzando un dizionario, quindi ci possiamo semplificare la costruzione dell'albero in modo da non dover mettere per forza prima le foglie, come diceva il vostro collega, andando a utilizzare una struttura dati ausiliare che può essere un dizionario. Comunque il commento è perfetto. Cioè, stando a questi metodi, io dovrei prima ragionare sulle foglie, quindi assolutamente, assolutamente corretto. Come vedremo, potremo semplificarci la vita. Altrimenti, che cosa vado a fare? Mi vado a mettere in una variabile locale al metodo, mi vado a creare un nuovo sottoalbero, vado a dire che il sottoalbero sinistro di questo nuovo albero è il sottoalbero sinistro dell'albero su cui io sto chiamando la funzione di insert left, e poi alla fine vado a cambiare il sottoalbero sinistro dell'albero corrente con t, che è il nuovo sottoalbero che ho creato. Peraltro, questa cosa qui noi potevamo farla anche in maniera più semplice, andando a non potevamo andarla a fare utilizzando la insert left di nuovo, questa operazione qui. Perché non potevamo farla utilizzando la insert left? Perché la insert left quello che fa è che va a creare un nuovo sottoalbero. Invece noi l'unica cosa che vogliamo fare qua è cambiare il riferimento al sottoalbero, che sono due cose differenti. Ragionate bene su questa cosa. La insert left quello che fa è che crea un nuovo sottoalbero. In questa operazione noi non possiamo utilizzare la insert left su t, perché andremo a creare un nuovo sottoalbero. Invece noi quello che vogliamo fare è semplicemente andare a collegare il sottoalbero dell'albero su cui abbiamo chiamato l'inserimento. Quindi questo qua è importante che sia fatto in questa maniera e non con la insert left. Possiamo costruire la insert write in maniera del tutto equivalente. Quello che andremo a fare è che la insert write ragionerà sul sottoalbero destro, quindi questo qua è il write child.
Allora, questa cosa qui che è nell'inserimento, se stiamo inserendo a sinistra, il vecchio sottalbero sinistro diventa nuovo, il sottalbero sinistro del nuovo nodo e il vecchio sottalbero destro diventa il sottalbero destro del nuovo nodo, è qualcosa di completamente arbitrario, cioè una cosa che noi abbiamo scelto di fare in questa maniera, ma il funzionamento è uguale se noi impostiamo il vecchio sottalbero sinistro come sottalbero destro del nuovo nodo. È soltanto che per una questione mnemonica preferiamo fare in questa maniera. Ora, vediamo altri metodi che possono essere di interesse per l'albero. Metodi getter si chiamano metodi getter, questi che permettono di ottenere il figlio destro e il figlio sinistro per l'albero, quindi andiamo a definire def get Right child di self return self.left child. Ovviamente, siccome abbiamo lasciato left child e right child come variabili pubbliche, avete visto quando avete studiato le classi come si fanno a fare le variabili pubbliche e le variabili private, noi questa cosa la potevamo fare anche senza metodi getter. Però è buona pratica nell'informatica sempre andare a definire dei metodi getter per il cosiddetto incapsulamento. L'incapsulamento è un sì, scusate, ovviamente questo è right child, ritornerà right child e non left child, altrimenti non ci funziona più niente. E questo qua ritornerà il right child con la minuscola left child. Come dicevo, non è obbligatorio fare questi metodi get right child e get left child perché right child e left child sono delle variabili pubbliche della classe, quindi ci possiamo accedere anche direttamente tramite il nome della variabile. Però è buona norma nell'informatica per seguire questo concetto di questa prassi che si chiama incapsulamento, andare a definire dei metodi getter per le variabili. Metodi getter e metodi setter. Questi qua diciamo che sono i metodi setter per left child e right child. A questo punto abbiamo get root val che ci restituisce il valore della radice. E poi abbiamo set root val che ci permette di, vediamo come l'avevamo chiamato qui, object self Object, che ci permette di andare a cambiare il valore che è memorizzato nel nodo radice del binary tree corrente. Come dicevo, queste sono semplicemente scelte così. Se andate a cercare su internet troverete diverse implementazioni dell'albero binario, così come dell'albero annario. Quindi questa è soltanto una delle possibili implementazioni. Con questo abbiamo finito i metodi per la classe Binary Tree. Andiamo a memorizzare su desktop. Chiamiamo questo file alberi, ma dentro ci metteremo diverse definizioni di classi. Poi magari quando ve li pubblico con dei file differenti. Ora, vediamo un pochettino, prima di andare a vedere i metodi di visita dell'albero, le tipologie di visita dell'albero, come possiamo andare a leggere un albero del genere da file. Quindi andiamo a definire un metodo costruisci albero. Questo metodo non è un metodo della classe Binary Tree. Che cosa prende l'ingresso? Prenderà in ingresso il nome di un file. Allora, vediamo un pochettino come possiamo sfruttare questa classe per andare a costruire un albero. Prima cosa, di qualunque metodo che legge da file, ovviamente ci andiamo ad aprire il file. Come la facciamo questa cosa? Andiamo a fare
Così. Come parametro opzionale può essere che voi troviate sui file che vi daremo come al solito alla fine della lezione, può essere che ritroviate questa scrittura qui. Che cosa serve questa scrittura qui? Questa scrittura qui è un parametro opzionale della funzione open e ci indica la codifica del file. Quando abbiamo fatto la rappresentazione binaria dell'informazione, vi ho parlato del fatto che esistono diversi charset, diverse codifiche di un carattere. A seconda di come il file viene memorizzato sul disco dal sistema operativo, noi potremmo avere necessità di utilizzare un charset specifico. Solitamente il charset che viene utilizzato di default è questo UTF-8, però in alcuni casi può essere necessario, se per esempio non vi riconosce gli accenti, andare a cambiare la codifica. Questa cosa è una cosa che nella maggior parte dei casi non è necessaria, però per completezza sull'utilizzo del metodo open ve la mostro. A questo punto, innanzitutto andiamo a vedere un esempio di questi file. E mi ero preparato prima, quindi ve lo faccio vedere. L'altro schermo. Supponiamo che il file che stiamo andando ad aprire sia fatto in questa maniera qui, abbia una riga di intestazione, che è una cosa che capita spesso in questi file con formato testuale, e poi abbia una serie di righe. In questa serie di righe che cosa abbiamo? Abbiamo il valore del nodo corrente e le chiavi associate ai figli. Quindi abbiamo un primo valore separato da una serie di tabulazioni, quindi di caratteri di tipo spazio, seguite poi da una coppia di chiavi che sono separate da virgola. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo che il 2, che cosa dice questa cosa? Che il nodo con valore 1, quindi con chiave 1, ha come figli i nodi con valore 2 e i nodi con valore 3. Quali sono questi 2 e 3? Questi 2 e 3 sono questi nodi qui. Il nodo 2 che ha come figli 4 e 5, il nodo 3 che ha come figli 6 e 7. Casi particolari, quando troviamo un trattino, quello che vuol dire è che ci troviamo di fronte a un nodo sinistro, un nodo destro mancante, dove il valore prima della virgola è il figlio sinistro, il valore dopo la virgola è il figlio destro. Questo è soltanto uno dei vari modi per rappresentare un file, è un albero in un file. Un modo più significativo è quello che viene utilizzato spesso in informatica, e che prevede l'utilizzo della notazione con parentesi per andare a definire un albero, quindi una notazione ricorsiva, soltanto che noi non facciamo quelli che in informatica vengono detti traduttori in questo corso, quindi utilizziamo questa rappresentazione che è abbastanza più semplice. Quindi vediamo un pochettino come possiamo andare a leggere un file che è fatto in questa maniera. Abbiamo una prima riga, della prima riga a noi non interessa, la prima riga non ci interessa per quale motivo, non ci interessa perché contiene l'intestazione, quindi la possiamo saltare. Come si fa a saltare una riga? Quello che vado a fare è che faccio una read line a vuoto, non mi sto memorizzando il risultato della read line in nessuna variabile, quindi semplicemente questo comando mi fa saltare una riga. Perché? Perché prende il cursore. Guardando i file avete visto il concetto di cursore, il cursore all'interno del file me lo porta alla riga successiva. Inizialmente come sarà fatto il mio albero? Il mio albero sarà semplicemente l'albero vuoto. Abbiamo visto dalla definizione induttiva di corsiva dell'albero che un albero vuoto è esso stesso un albero.
A questo punto che cosa facciamo? A questo punto utilizziamo un dizionario, come vi anticipavo prima quando il vostro collega mi ha fatto quel commento, utilizziamo un dizionario per tenerci traccia dei riferimenti agli specifici sottoalberi. Come lo chiamiamo questo dizionario? Lo mettiamo in una variabile che possiamo chiamare per esempio D3. Che cosa ci andrà in D3? In D3 ci andranno coppie chiave-valore, dove la chiave è la chiave del sottoalbero. Il valore che cosa è? Il valore è il sottoalbero stesso, quindi praticamente questo dizionario avrà dei riferimenti agli oggetti in memoria che corrispondono ai singoli sottoalberi ai singoli sottoalberi. Prima di andare avanti, vi voglio rappresentare questa cosa perché è importante che voi la capiate bene. Diciamo che io ho un sottoalbero A, B, C e D. Ok? Ho un albero fatto in questa maniera. Quindi A è un sotto, da no, dalla nostra definizione di binary tree, è un binary tree che ha come figli gli alberi che hanno come sorgente B e C. B è un sottoalbero con radice che ha valore B e nessun sottoalbero sinistro e destro. C è un sottoalbero che ha radice con valore C, un sottoalbero sinistro che è D, che ha valore D. Quindi A è a conoscenza di B e C è a conoscenza di D. A non ha nessuna conoscenza di D se non passando per C. Come vi diceva il vostro collega, come intuiva il vostro collega, questa cosa qui vuol dire che se io non ho una struttura dati esterna, devo popolare l'albero per forza a partire dalle foglie, altrimenti non ci riesco. Che cosa fa il dizionario? Il dizionario è un tabellone, come sappiamo, chiave valore, in cui che cosa ci avremo? Avremo come chiavi tutti quanti i valori che ci troviamo all'interno dell'albero e come valori dei riferimenti agli oggetti in memoria. Quindi questo punta qua. Vi faccio il tratteggio per non confonderle con gli archi dell'albero. Questi sono riferimenti in memoria, quindi sono variabili che puntano a qualcosa. Questa maniera qua, noi potendo avere sempre un accesso a qualunque nodo dell'albero, perché possiamo avere accesso a qualunque sottoalbero dell'albero, non abbiamo più quel problema di dover popolare dalle foglie, perché se io devo inserire un qualcosa di specifico, io mi vado a prendere il riferimento direttamente dal dizionario. Quindi questo è il motivo per cui stiamo utilizzando, questo è il motivo per cui stiamo utilizzando il dizionario. Vediamo come andiamo a popolare l'albero e come andiamo a popolare il dizionario. A questo punto possiamo utilizzare il solito modo per leggere tutte quante le righe da un file, for riga in F. Andiamo a prenderci i singoli elementi di una riga. Come facciamo a fare questo? Possiamo prendere riga split, che è riga.strip, importante per la questione del ritorno a capo che ci abbiamo alla fine di ogni riga del file, punto split così. Lo split così elimina tutti i segni di spaziatura, quindi spazi, tab, quindi quello che ci avremo in riga split è semplicemente una lista con due elementi. Il primo elemento è il valore del nodo, il secondo elemento è questa coppia separata da virgola. Quindi val nodo è uguale a riga split di 0. A questo punto, quali sono i figli di questo nodo? I figli di questo nodo saranno riga split di 1 punto split sulla virgola. Perché in questa maniera prendo il secondo elemento di riga split che contiene 2 e 3. Mi ottengo un'altra lista che conterrà come valore 0 il figlio sinistro e come valore 1 il figlio destro. Quindi facciamo figlio sinistro è uguale a figli di 0 e figlio destro è uguale a figli di 1.
Quindi avremo in valnode il valore da associare al nodo, quindi la chiave della radice. Insieme in FSX il figlio sinistro e in FDX il figlio destro. Quindi a questo punto che cosa andiamo a fare? If 3 uguale a none, che può essere scritto anche come if not 3. Mi piace a volte cambiare il modo in cui faccio le cose perché così vedete i modi differenti di fare le cose. If not 3 è la stessa cosa di if 3 uguale a none, perché il not voi l'avete sempre visto associato a espressioni di tipo booleano, ma associato a un oggetto, il not ci dice se quell'oggetto è none. Quindi if not 3 è la stessa cosa. Quindi, se 3 non è un albero, quello che andiamo a fare è che andiamo a creare la radice. Quindi la prima riga ci aspettiamo che contenga che contenga la radice. Perché? Perché all'inizio 3 sarà non, quindi la prima cosa che ci aspettiamo è la radice. A questo punto andiamo anche a mettere dentro di 3 in corrispondenza. No, che ho fatto? Cercato di stampare dentro di 3 in corrispondenza della chiave corrispondente al nodo, ci andiamo a mettere il nostro albero. In questa maniera sappiamo che ogni volta che ci stiamo riferendo che ogni volta che ci stiamo riferendo al nodo col valore della radice, sapremo a quale sottonodo ci stiamo riferendo. A questo punto che cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere in considerazione andiamo a prendere in considerazione il valore che ci troviamo all'interno del dizionario in un momento per lo specifico nodo. Perché io vado a fare questa cosa? Io vado a fare questa cosa perché in ogni momento questo val node potrebbe non essere la mia radice, quindi questo ragionamento qui viene fatto soltanto al primo passo quando stiamo considerando la radice. Quindi nella variabile t io mi vado a prendere il riferimento al sottoalbero che ha come radice val node. Perché? Perché dovrò andare a inserire sotto questo nodo, dovrò andare a inserire il sinistro e il destro che mi sono messo dentro fsx ed fdx. Quindi a questo punto che cosa vado a fare? Vado a verificare il valore di fsx. Se fsx è diverso da trattino, perché abbiamo visto che nel file quello che ci abbiamo è il trattino se non ci sta un albero sinistro, quello che vado a fare è che vado a dire t.insert_right_fsx. E mi vado a memorizzare dentro il mio dizionario all'interno della in corrispondenza della chiave fsx, mi vado ad inserire il sottoalbero che è stato appena creato. Come la faccio questa cosa? Vado a chiamare getLeftChild. In questa maniera che succede? Quello che succede è che vado a creare un nuovo sottoalbero che ha come nodo, come valore, quello che mi ritrovo qua dentro e me lo vado a segnare all'interno del mio dizionario. La stessa cosa vado a fare per il valore destro. Valore destro, che cosa vado a fare? Scusate, questo è il valore sinistro, quindi questo qua è left. Vado a fare t.insert_right. E mi vado a segnare sempre dentro il mio dizionario in corrispondenza di f di x uguale a t.getRightChild. Ora, qual è il senso di questa cosa? A questo punto il file è stato letto, posso andare a chiuderlo e ritornare l'albero che sono andato a creare. Qual è il senso di questa cosa? Il senso di questa cosa è che quando leggo questo file, i nodi
vengono definiti in ordine di riferimento. Quindi se io qua ho fatto riferimento a 2-3, quello che devo andare a fare è che devo mettere da qualche parte nel futuro 2-3. Non posso andare a mettere 2-3 prima di aver definito il nodo 1. Quindi bisogna sempre definire il padre prima dei figli. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che il primo nodo che andrò a leggere, che è la prima riga, come abbiamo visto, sarà sempre la radice del mio albero. Ora, andiamo a vedere un attimino se questo metodo che abbiamo fatto funziona. Quindi andiamoci a chiamare costruisci albero. Di che cosa passeremo il percorso di questo file? Ricordate che se il file non si trova all'interno della stessa directory dove avete il file Python, quindi dove state seguendo il vostro programma Python, dovete mettere un percorso completo. Percorso completo che purtroppo vi richiederà di mettere i caratteri di escape. Perché altrimenti la slash verrà considerata, il backslash verrà considerato un carattere speciale, cosa che su Mac non ci vedo, perché su Mac per i percorsi si utilizza lo slash e non il backslash. Ricordate che il backslash quello che fa è che richiede un carattere speciale. Backslash è il carattere speciale del backslash. Ora andiamo a vedere se tutto quanto funziona. Non ha dato errori, quindi qualcosa avrà fatto, però giustamente noi non sappiamo se sta, non sappiamo se sta funzionando, se sta funzionando questa cosa. Per andare a vedere se questa cosa sta funzionando, dobbiamo andare a fare un primo tipo di, dobbiamo andare a fare un primo tipo di visita dell'albero, cioè abbiamo un albero e dobbiamo andare a stampare questo albero. Ora, iniziamola a vedere adesso, poi la riprendiamo domani. Cominciamo dalla visita in preordine, poi domani ve le rispiego tutte le visite. Siamo a fine lezione, però adesso vi volevo fare per chiudere il cerchio, vi volevo fare vedere una lettura dall'albero. Che cosa fa la visita in preordine? La visita in preordine è un metodo ricorsivo che va a leggere l'albero. Voi per andarvi a leggere tutto l'albero, a meno che non vogliate utilizzare, come vi ho detto nelle precedenti lezioni, uno stack per andare a sostituire la ricorsione, dovete utilizzare la ricorsione. Quale sarà il caso base della ricorsione? Il caso base della ricorsione, come sappiamo, è l'albero vuoto. A quel punto vi potete visitare l'albero. Per visitare l'albero, che cosa andate a fare? Andate a, per esempio, stampando il valore della radice e poi visitare il sinistro e il destro. Ora, i metodi di visita sono differenti a seconda dell'ordine in cui noi andiamo a impostare queste tre righe, l'ordine che andiamo a utilizzare. Questo tipo di visita si chiama visita in preordine e ha la particolarità che scende prima sul lato sinistro, e poi sul lato destro. Quindi che cosa succede? Succede che se io vado a fare questo tipo di visita e ho questo albero qui, l'ordine con cui i nodi, i sottoalberi sono visitati è quello che vi indicano i numeri. 1 perché parto dalla radice, stampo il valore della radice che è A, poi vado nel sottoalbero sinistro, quindi mi ritrovo qui, stampo il valore del sottoalbero sinistro che è B, vado a visitare il sottoalbero sinistro di questo nodo qui, quindi mi ritrovo qui e leggo la D. A questo punto il metodo ritorna, mi ritrovo di nuovo sulla chiamata ricorsiva in corrispondenza di questo nodo e vado a chiamare la write child, quindi andrò a stampare E. A questo punto la write ritorna. Questo ritorna, mi ritrovo all'interno della chiamata ricorsiva corrispondente a questo nodo qui, chiamo il right di qua, stampo C, chiamo il left di questo nodo qui che non ci sta, quindi mi restituisce nullo, e qua
torno qui e chiamo write. A questo punto risalgo tutta quanta la gerarchia. Domani il processo lo rivediamo completamente, però intanto andiamo a vedere se il nostro metodo per la creazione di un albero a partire da un file ha funzionato. Visita preordine di tree. Come andiamo a fare? Mettiamola sopra per ordine. Come andiamo a fare? Se tree is none, if not tree, if tree uguale a none, la stessa cosa, ritorna altrimenti che cosa vai a fare? Vai a fare la stampa del valore radice. A questo punto fai visita preordine di tree.get left child, visita preordine di tree.get right child. A questo punto vediamo un pochettino. Facciamo visita preordine di tree. Vediamo se stiamo rispecchiando l'albero che stava all'interno del file. Preordine. Vediamo un pochettino se il file che abbiamo è rispettato. Abbiamo che il primo nodo che visitiamo è l'1. Dall'1 andiamo sul left child perché è una visita in preordine, quindi stampiamo 2. Dal 2 andiamo sul left child del 2. Il left child del 2 qui vediamo che è 4, quindi è 4. Dal 4 il left child del 2 non ci sta, quindi ritorniamo sul right child del 2 che è 5. Il left child del 2 del 5 non esiste, esiste il right child del 5 che è 8, quindi andiamo a stampare l'8. A questo punto torniamo, siamo tornati sul nodo 1, il right child dell'1 è il right child dell'1 è il 3. Il left child del 3 è il 6, il left child del 6 è il vuoto, quindi torniamo sul 3, il right child del 3 è il 7, e il left child del 7 è il 9, e a questo punto le chiamate ricorsive tornano tutte quante. Se andiamo a disegnare questo albero, come sarà fatto? Abbiamo il nodo 1 che è la radice, che ha come fogli, come figli il 2 e il 3, il 2 ha come figli il 4 e il 5, il 3 ha come figli il 6 e il 7, il 5 ha come figli soltanto l'8, il 6 non ha figli e il 9 e il 7 ha come figli il 9. Quindi questo è l'albero e quella è la stampa in preordine. Domani ritorneremo un attimino su tutti quanti i tipi di visita. Per oggi siamo arrivati al termine della lezione, quindi ci vediamo domattina alle 10:15 per continuare sempre sugli alberi, che poi saranno l'argomento dell'esercitazione. Intanto domande prima di chiudere lo streaming? Che
mi sembra che non ci siano domande, quindi a domani, buona giornata.